L'importante comunque era vincere, la partita l'abbiamo dominata in lungo e in largo per tutti i 90 minuti, chiaramente ci sono delle giornate storte, si è vista dall'inizio che abbiamo praticamente di un soffio mancato almeno 4 occasioni nette, poi loro con una ripartenza molto bella, devo dire, meravigliosa, lì sulla fascia sinistra con un cross perfetto e un altrettanto colpo di testa a incrociare dall'altra parte, veramente da applausi, però è stato l'unico vero rischio che abbiamo corso, è stata l'unica vera occasione loro che hanno creato, seppur un'ottima squadra, come dicevo. Bisogna rispettare tutti gli avversari ma non temerli, perché il Gladiator poi quando gioca, quando comincia a macinare gioca, crea occasioni, ne abbiamo creato, ne ho contato almeno una quindicina in maniera netta, poi pala, qualche errore di troppo, qualche cosa sfiorata proprio al limite, finalmente poi Di Palma, un giovane veramente interessantissimo che ci ha tolto un po' le castagne dal fuoco, ha fatto un gol, un secondo tempo da incorniciare tutta la squadra, ma lui in particolare, al quale io faccio veramente i complimenti, un 94 di prospettiva sul quale abbiamo puntato, e soprattutto poi Giulio ha messo il sigillo dopo aver avuto tante occasioni, finalmente ha messo il sigillo, poi abbiamo avuto almeno altre 3 occasioni gol negli ultimi 5 minuti. Negli ultimi 5 minuti abbiamo avuto almeno 3 occasioni gol, purtroppo oggi era un po' stregata la porta del Santa Croce, va bene così, andiamo lì con il vantaggio seppur risicato del 2-1, mercoledì ce la giocheremo lì come loro hanno giocato qui. Con la consapevolezza di avere una squadra che può fare la differenza mercoledì? Ma sicuramente, guardi, ancora una volta devo dire, bisogna rispettare gli avversari che sono veramente un'ottima squadra. Noi però, dico sempre, diciamo, i nemici del Gladiator sono il Gladiator stesso, voglio dire, quando decidiamo di giocare e cominciamo a macinare il gioco, le occasioni fioccano, è chiaro, qualche volta ti viene bene con le tante goleate che abbiamo fatto, oggi invece 2 gol, un po' striminzita la vittoria, ma comunque se avessimo vinto 5-1 non avremmo rubato niente a nessuno. Una sola raccomandazione, ho visto che il mister della Santa Croce si agitava un po' troppo in panchina, faceva un po' troppe provocazioni, stai attento. Un risultato 2-1, con, diciamo, il presidente bugiardo per la prova che ha dimostrato la tua squadra. Sì, credo molto bugiardo perché mi diceva un collega che ha contato 14 palle reti. Fare 14 palle reti e fare solo 2 gol, credo che il risultato sia molto molto stretto. Dobbiamo essere più cinici là davanti, perché oggi veramente potevamo ipotecare il risultato e anche forse la qualificazione. Un po' di sfortuna, un po' di imprecisione, soprattutto tanta imprecisione. Dobbiamo essere più bravi, noi andremo lì a mercoledì, andremo lì, lo dico già, a giocarci la partita, non ci interessa del pareggio, andiamo lì, il pareggio deve essere solamente una conseguenza, noi andiamo lì per farci la nostra gara, per andare a vincere la partita, quindi a noi interessa un solo risultato, lì la vittoria. E quindi noi così ci comporteremo, già da domani lavoreremo per questo. Dobbiamo essere molto più bravi e molto più cinici davanti, dicevo, oggi è un peccato vedere la squadra giocare in questo modo e alla fine vincere solo 2-1 e come era andata la cosa potevamo anche subire proprio la beffa totale, quindi veramente un peccato. Diciamo una sfortuna, ci parliamo un po' il culo, come si suol dire il gergo. No, oggi si è fatta fatica, era una buona squadra, al primo tempo eravamo contratti, un po' il peso della partita, un po' il caldo, non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco. Poi magari dopo che hanno fatto gol ci hanno punzecchiato e quindi è venuto fuori l'orgoglio, la rabbia e siamo riusciti a ribaltare il risultato, fortunatamente. Mercoledì ci vuole il Gladiatore del secondo tempo. Sicuramente andremo là con un altro spirito, anche perché comunque loro non penso che faranno questa partita, si dovranno aprire sicuramente e cercheremo di buttarci una palla dentro, questo oggi anche io personalmente ne ho sbagliato 2 o 3, quindi cercheremo la prima che capita di buttarla dentro, così mettiamo subito le cose in chiaro e cerchiamo di passare su tutto. Siamo col direttore Simonetti. Allora direttore, oggi abbiamo visto un grande Gladiator, il risultato di 2-1 sta stretto alla tua formazione. Ma un grande Gladiator principalmente nella ripresa, perché queste sono partite difficili, io l'avevo detto alla vigilia perché qualcuno pensava che fosse una partita facile, non lo è stata una partita piena di tensione, di emotività e poi diciamo la verità, questo è una gara che bisogna leggere in 180 minuti.
andiamo lì consapevoli della nostra forza, ma abbiamo visto anche che questa è una buona squadra, quindi complimenti anche a loro, perché chi arriva a fare le finali nazionali playoff vuol dire che qualche merito ce l'ha, quindi bisogna non sottovalutarla. Noi non l'abbiamo fatta, anche se poi devo dire la verità, per quello che si è visto il risultato ci sta stretto, perché quantomeno un altro gol lo meritavamo, però è andata così, con la speranza che mercoledì passiamo il turno e poi ce la giocheremo. Ti ripeto, al di là del quello che può essere la soddisfazione personale, mi auguro che per Santa Maria principalmente, che finalmente riesce a raggiungere la Serie D che tutti i tifosi aspettano, quindi sono anni che il Gladiator non milita nel calcio che conta, quindi questo è un primo passo. Poi speriamo che continueremo su questa strada e alla fine gioveremo con i tifosi. Se non ci riusciamo, beh, diciamo che noi ce l'abbiamo messo tutto, poi il calcio è strano, lo sappiamo.